Volevo chiedere, oltre a Maradona, questo non lo sapevo, di questo signore qua, cosa mi dice di questo signore qua? Che per Firenze è stato un personaggio Adesso importante. ti dico, io guarda, adesso gli voglio bene perché lo vedo in una condizione brutta, povero Vittorio, che forse non si meriterebbe neppure perché lui non è cattivo, è un po' così, prende tutte le cose in una certa maniera, ma è la persona che assolutamente non è cattiva. Lei E aveva firmato aveva, un contratto con questo sì, signore? la voglia matta di dirigere la Fiorentina quando c'era il papà presidente Mario. E Mario, il presidente, voleva prendere me per forza. Quindi 93. Ora mi ricordo, voleva prendere me per forza. E un giorno mi chiama e mi dice: guarda, devi firmare il contratto con me perché praticamente faremo una grande Fiorentina, eccetera. E io mi sono lasciato convincere. Mi sono lasciato convincere anche perché io avevo stima di Mario, ma ho stima anche di Vittorio, però ecco, Vittorio ha delle carenze rispetto al padre Quindi lei notevoli. venne a Firenze per firmare un contratto con la No, no, Fiorentina? no, No, a a Roma. Roma. A Roma, tant'è che io lo firmai nella casa A lei cinematografica, firmò un contratto con la Fiorentina? nella casa cinematografica con Mario. Poi dopo Mario mi disse: andiamo a cena da mio figlio Vittorio a Parioli, perché così parliamo dell'allenatore, perché c'era da trovare l'allenatore. E andiamo a cena. Poi è successo un casotto terribile Che è tra i successo? due, che si sono litigati a brutte parole, perché uno voleva l'allenatore in un modo, uno voleva in un altro, e io l'ho fatto litigare e poi ho detto: ragazzi, vi consiglio addirittura chi può venire a Firenze a fare il dirigente. No, E addirittura. gli dissi Giuliani, perché proveniva dall'Inter, aveva una certa esperienza, e loro presero Giuliani. E io gli dissi: perché io, gli dissi, la Fiorentina con voi non ci vengo, perché sapevo che Vittorio era succube di alcune persone, nel senso che lo circuivano perché lui non andasse via dalla Fiorentina, perché così loro avrebbero potuto lavorare nell'interno della Fiorentina. A me, siccome queste persone non mi piacevano, non mi devo mandare il nome, pertanto te lo dico, perché non mi piacevano, e ho preferito lasciar perdere, e con dispiacere, perché per me Mario Cecchigori era come un papà. Lei è stato per qualche minuto il direttore sportivo della No, sono Fiorentina. stato per qualche ora, perché dalle 4 e mezzo fino alle 11 della sera ero il direttore sportivo della Fiorentina. E poi prese e stracciò il contratto Cioè, davanti sì, a Mario no, Vittorio. sì, perché pensavo che non si potesse andare avanti, perché poi chi viaggiava era Vittorio a Firenze, no? E le persone con le quali, per carità, magari posso sbagliarmi io, però non mi andavano bene. I risultati però mi hanno dato ragione alla fine, Quindi penso. lei, quando la Fiorentina è fallita, diciamo, la cosa l'ha colta di sorpresa, o insomma aveva No, subodorato che ci fosse. non mi accorgo di sorpresa perché avevo la sensazione, ma era solo una sensazione, di una gestione facilona che praticamente non poteva dare risultati importanti, né sotto il profilo economico né sotto quello sportivo. Perché?